Ormai Sonic 2 si è confermato come un vero e proprio successo di pubblico, un sequel che ha riconquistato tutti dopo la sorpresa del primo capitolo, pronto a lanciare il suo franchise nel futuro. Questo secondo film è anche pieno zeppo di curiosità e abbiamo deciso di scovarne 10 fra le migliori. Pronti a scoprirle tutte? Jim Carrey si è divertito un mucchio per la versione potenziata di Robotnik, soprattutto per quanto riguarda la sua voce, elemento molto stimolante per lui da rendere sul grande schermo. Carrey infatti ha commentato che Robotnik parla come un sintetizzatore con voce metallica proprio perché vuole farlo e perché per lui è estremamente divertente. Ben Schwartz ha rivelato che stavano pensando di aggiungere un altro easter egg su Parks and Recreation. Schwartz, che in originale doppia Sonic, ne aveva già inserito uno, ma evidentemente non gli bastava. Alla fine però il regista Jeff Fowler ha deciso di tagliare la parte. Ha infatti detto che non potevano avere due citazioni a Jean Ralphio, il personaggio interpretato da Schwartz nello show, però proveranno ad inserirne un'altra nel terzo film. C'è anche una piccola curiosità su Jim Carrey, perché questa è la terza volta in carriera che riprende il ruolo per un sequel. Era successo con Ace Ventura Missione Africa e Scemo più Scemo 2. In lingua originale c'è Idris Elba a doppiare Knuckles. L'attore non è nuovo nel doppiaggio di personaggi animati. L'aveva fatto già per Zootropolis, il live action del Libro della Giungla, Alla ricerca di Dory e per la serie Monsters at Work. Tutti i ruoli Disney, rendendo Knuckles il suo primo fuori dalla casa di Topolino. C'è poi un collegamento diretto tra Sonic e Batman. Oltre al fatto che il riccio blu cita il Cavaliere Oscuro, un tweet promozionale del film aveva parafrasato un'espressione dell'enigmista di Batman Forever, ruolo che interpretava proprio Jim Carrey. Non solo, quel tweet è uscito il giorno in cui The Batman di Matt Reeves iniziava ad essere visto in anteprima, e come tutti sappiamo che il villain del film è proprio l'enigmista. In un'intervista, Idris Elba ha rivelato di essere un grande appassionato di videogiochi. Ha commentato che ha letteralmente la sua Switch nella borsa e che la sua avventura videoludica è iniziata con il Commodore 64. Poi, quando ha potuto permettersela, è passato a Sega Genesis. E da quel momento in poi ha avuto praticamente qualsiasi console. C'è anche stata una discussione sulla voce di Knuckles. L'idea iniziale dell'attore infatti era quella di interpretarlo con una voce stridula, ma non è stata apprezzata dal regista. Ne hanno comunque provate tante, anche a livello di cadenze e accenti, prima di arrivare a quella definitiva. Oltretutto, Idris Elba ha ammesso che la voce è molto simile a quella usata per Heimdall, il guardiano del Bifrost della Marvel. Anzi, che è praticamente uguale, anche se non l'ha fatto apposta. Quando Robotnik assume i poteri dello smeraldo, cambia il look con una preponderanza di colore verde. È la quarta volta che gli succede in un film, proprio con il verde. Aveva cominciato con The Mask, poi l'enigmista in Batman Forever e infine il Grinch. Non solo, nel film a un certo punto cita una frase del Mago di Oz con la voce della strega dell'Est, anche lei un personaggio verde. Colleen O'Shaughnessy è la doppiatrice di Tails e dice di essersi veramente emozionata incontrando Jim Carrey. Si è presentata a lui convinta che non sapesse chi fosse, dicendogli che doppiava Tails. Jim Carrey le ha stretto le mani invece, dicendole che lo sapeva benissimo. Lei si è talmente emozionata che quasi si è messa a piangere e non si ricorda più di cosa hanno parlato dopo. Chiudiamo con il pupazzo di Sonic lasciato a Los Angeles da Ben Schwartz. Il 18 aprile sul suo account Twitter ha pubblicato alcune foto con un pupazzo del riccio blu con un biglietto, lasciandolo da qualche parte all'aeroporto di Los Angeles e chiamandolo Travel Sonic. Nel biglietto c'è scritto che chiunque lo trovi può portarlo in un'altra location scrivendo sulle scarpe dove è stato. Se poi vuole può lasciarlo lì, così che qualcun altro gli faccia continuare il viaggio in tutto il mondo. E voi le conoscevate queste curiosità su Sonic 2? Ne sapete altre? Diteci la vostra nello spazio commenti qua sotto.